Anche quest'anno la scuola primaria e secondaria di primo grado di Stilo ha partecipato all'iniziativa nazionale del MIUR e del MIBAC, Libriamoci, giunta alla sesta edizione. Tale iniziativa vuole favorire la lettura a voce alta nelle scuole. Quest'anno i ragazzi di Stilo hanno voluto riflettere sui temi di attualità, leggendo alcuni quotidiani e improvvisandosi poi giornalisti, realizzando per l'occasione il primo numero di un giornalino, Libriamoci a Stilo, con articoli che trattano di tutela dell'ambiente, di inquinamento e risorse del territorio. Bene, è una bellissima iniziativa quella che oggi si svolge qui a Stilo presso il plesso scolastico comunale. È un'iniziativa diretta a diffondere la conoscenza della capacità di leggere, su cui si stanno educando i bambini, perché attraverso lo strumento della lettura si diffonde la capacità di conoscere le problematiche del territorio, le problematiche della vita, si approfondisce la capacità di avere nel domani cittadini consapevoli e quindi attraverso la lettura, attraverso l'educazione alla lettura si incentivano si incentiva questa capacità, quella di avere dei cittadini più preparati, più consapevoli, capaci di incidere meglio sul territorio e capaci di governare la loro vita. E questo è l'obiettivo fondamentale della scuola, dell'educazione e la lettura è lo strumento fondamentale. È quello che ci aiuta a conoscere la nostra storia e a governare e ad avere gli strumenti per governare il nostro futuro. Quindi saluto questa iniziativa e spero che colga il segno con un pieno successo perché è fondamentale che si approprino di questo strumento che ci fa poi innamorare della nostra vita, del nostro territorio e del nostro paese. Naturale, uno più sa più vale, dice il vecchio proverbio. Noi abbiamo utilizzato quest'anno per la sesta edizione nazionale di Libriamoci un sottotitolo, secondo me molto significativo, e arriveremo a dire anche il perché. Soprattutto lo farete capire voi che avete redatto un foglio giornale molto importante che può costituire la base di un processo che deve continuare all'interno dell'istituto comprensivo anche per informare sulle cose del territorio di appartenenza, sulle cose interne della scuola e quindi rendere partecipi anche i vostri genitori che spesso non hanno il tempo per venire a seguirvi dentro la stessa aula scolastica o presso lo stesso plesso scolastico. E allora io direi, questo giornale, secondo me, o mensilmente o come bimestrale, dovrebbe servire perché alla fine, dopo che voi avrete letto i vostri contributi giornalistici, vi renderete conto, lo perfezioneremo certo, avendo più tempo, perché voi avete un primato senza dubbio ce l'avete, e credo che nel giro di 2 o 3 giorni siete stati capaci di apprendere quelle poche nozioni che io ho cercato di darvi nell'aula consigliare riguardo alle tecniche giornalistiche, del linguaggio, eccetera, e applicarle immediatamente su quei fogli e su quelle colonne che voi stessi, che l'avete scritte, leggerete. Io domenica ero contentissimo, ero felice, mi vedevano gli occhi guardandomi di fronte alla Stilese mentre intervistavate quel gruppo di sportive e di atleti. Ecco, sono così le cose di città. L'intero giornalista non è quello che si mette al tavolo davanti a un computer e scrive, no, il giornalista di strada è la migliore figura degli informatori. È lì che si raccontano non solo le parole dell'intervista, le risposte che vi dà, che danno le vostre domande, ma voi così potete descrivere i luoghi, i colori, i suoni. Perché ve l'ho detto, come diceva Gianni Rodari, questa fantasia di parole che deve essere basata sul suono, sul colore, non solo sulla parola. Le parole si parlano, ecco, si parlano perché, ecco il significato della lettura ad alta voce, di tutto ciò che voi leggete, in classe così come a casa, mentre fate i compiti che gli insegnanti forse ancora vi danno, o nelle vacanze o anche nelle giornate scolastiche. Leggete ad alta voce, perché la lettura ad alta voce
ha un significato didattico senza dubbio. Chiude la lettura in silenzio. Questa nostra bella iniziativa. Che dire sulla lettura? Hanno detto tutto i ragazzi nella canzone che hanno appena cantato. C'è tutto. C'è che la lettura sta a cagli orizzonti, c'è che la lettura suscita emozioni, che il libro è un amico che ci accompagna e ci deve accompagnare per tutta la vita. Mi piace sottolineare anche un altro aspetto che hanno evidenziato, che è la lettura, la cultura e il genere rende liberi. E mi viene solo da pensare, per non rubare tempo e far partire quella manifestazione, alla ragazzina, alla prima Nobel per la pace, a Malala, e alla frase che ha pronunciato all'Assemblea delle Nazioni Unite: una penna, un libro, un insegnante possono cambiare il mondo, perché la cultura è quello che rende liberi e che consente di superare tante situazioni negative, di affrontare anche lo scurantismo che a volte in alcune zone del mondo si vuole far passare. Rinnovo intanto, ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto, che dimostreranno di aver fatto, perché voi siete la ragione del nostro essere qui, è stata la nostra forza.